troppi camion, troppo smog, ma lei non sa che cosa troviamo noi sul balcone al mattino? I balconi sono grigi. Ci prendono in giro e basta. La variante quando è che la fanno? Abbiamo diritto anche noi di respirare l'aria pura, non solo l'aria inquinante. Vogliono tutti passare di qua, che sono più comodi. Allora di punta non si può passare, che c'è una fila di macchine che non finisce. Loro abitano a Ponte Nuovo, frazione di Magenta, sul ponte intasato quotidianamente dal traffico, anche di mezzi pesanti. Sono esasperati, sono 20 anni che aspettano che venga realizzata la variante di Ponte Nuovo, progetto annesso alla superstrada Vigevano-Malpensa. Ma un nuovo intoppo pare frapporsi tra l'opera e la sua realizzazione, perché Boffalora ha fatto ricorso al TAR, che si esprimerà ad ottobre. Ed è su questo che l'opposizione magentina si è concentrata, in particolare il PD, mettendo in evidenza l'incoerenza di posizioni tra Magenta e Boffalora, che pure hanno lo stesso colore politico. Dal 2018 ad agosto si ha un progetto esecutivo, questo progetto però, diciamo, seppur abbia approvato l'intero tracciato della Vigevano-Malpensa, la variante, diciamo, è rimasta sospesa. Questa opera potrebbe migliorare la vita dei cittadini di Ponte Nuovo, anche perché qui, come si vede alle mie nostre spalle, c'è un traffico ogni giorno della settimana, e questo comporta anche, oltre al smog e inquinamento, produce anche una difficoltà anche per i residenti di Ponte Nuovo nel vivere tranquillamente e serenamente la propria città. Fulvio Colombo di Boffalora ha presentato un ricorso al TAR per fermare la variante di Ponte Nuovo, perché non ha saputo trovare una mediazione insieme col sindaco di Magenta per un'opera che servisse all'intero territorio. Non solo, Boffalora tra poco vedrà aprirsi una fabbrica che porta 300 posti di lavoro proprio qui alle nostre spalle, sul loro territorio, e da questa vetropack che aprirà non arriverà neppure una risorsa su Magenta. Era già possibile prevedere per il sindaco di Magenta una mediazione che avesse portato delle opere di mitigazione a favore su questa strada, quindi a favore degli abitanti di Ponte Nuovo che vivono in un luogo davvero tormentato con tutto questo passaggio di mezzi. Per oggi non vediamo partire neppure un cantiere, perché è davvero imbarazzante questo tipo di atteggiamento tra due amministrazioni peraltro dello stesso colore che non riescono a portare avanti l'opera. Il Partito Democratico di Magenta peraltro ha sempre sostenuto quest'opera e rivendichiamo anche il fatto di aver tenuto duro all'interno della nostra maggioranza rispetto a un partito che quest'opera invece non la voleva, al fine di garantire un futuro e una vivibilità a questa frazione. Quindi abbiamo vissuto anche una crisi di giunta allora, ma siamo andati avanti perché credevamo nel valore della variante di Ponte Nuovo.